Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati, 7 in punto, ancora in vostra compagnia, questa mattina per parlare di una figura molto importante. Tante volte diciamo, ma a chi ci rivolgiamo quando siamo in grande difficoltà? Qui parliamo di situazioni di estrema difficoltà, persone che hanno veramente bisogno di aiuto. Lo facciamo questa mattina con la nostra gentile ospite che andiamo a salutare, a ringraziare di aver fatto un po' di strada per venire a trovarci. È con noi la dottoressa Anna Berno, che di professione fa la procuratrice d'aiuto. Buongiorno a lei, dottoressa. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Allora, grazie a voi dell'invito. Cominciamo proprio dalla sua qualifica, cioè che cosa vuol dire essere procuratore, procuratrice d'aiuto? Allora, procuratore d'aiuto è una figura professionale istituita da Professioni in Famiglia per aiutare le famiglie a definire in maniera più consapevole possibile la fase dell'assistenza domiciliare per un loro familiare. Molte famiglie non sanno, anzi hanno bisogno di un aiuto professionale per districarsi nella burocrazia sanitaria e assistenziale, oppure non conoscono i servizi che lo Stato certo mette a loro disposizione. Non sanno cosa significa essere un datore di lavoro domestico, oppure non conoscono, non sanno come pianificare l'assistenza di un familiare, soprattutto nei cambiamenti delle condizioni psichico-sanitarie dell'assistito. E quindi ecco che nasce la figura di procuratore d'aiuto, perché il procuratore d'aiuto interviene e fornisce alle famiglie un piano assistenziale individuale e ricerca i servizi migliori sul mercato e le forme di risparmio economico. Quindi diciamo che se dobbiamo un attimo valutare anche dal punto di vista di statistiche, Professioni in Famiglia ha fatto un'accurata indagine nazionale sulla tematica ed è emerso che il 7% della popolazione si trova in necessità di non autosufficienza o in situazione appunto grave, che quindi proprio ha bisogno di un'assistenza domiciliare. Se prendiamo ad esempio la regione Veneto, circa 350.000 persone si trovano ad aver bisogno di un'assistenza domiciliare. Un'assistenza domiciliare che può essere, per un 60% è proprio la famiglia che interviene, quindi è un caro che assiste il proprio parente. Altri invece devono usufruire quindi un 40%, o di un assistente familiare in convivenza, oppure dei servizi domiciliari delle varie strutture di agenzie. Quindi diciamo che è una buona parte, senza contare anche purtroppo il lavoro domestico, che è parzialmente o totalmente irregolare. Certo, no, lei parla con cifre che sono anche abbastanza preoccupanti, perché se consideriamo i 5 milioni di abitanti del Veneto, 350.000 persone sono una percentuale preoccupante nella sua proporzione. Lei è arrivata attraverso un percorso molto articolato, perché aveva cominciato, innanzitutto specifichiamo ai nostri spettatori che la dottoressa Berno è la prima procuratrice d'aiuto della provincia di Treviso. Al momento sì, sono la prima. Ma lei sa quanti siete nella regione? Allora, nella regione, io so che siamo all'incirca una ventina in tutta Italia al momento. Ah, in tutta Italia? Sì. Caspita. Quindi ovviamente adesso la professione, comunque Professione in Famiglia, si sta attivando per formare altri professionisti, quindi sicuramente il numero aumenterà. Diciamo che io ho avuto la fortuna di essere selezionata da Professione in Famiglia. Ho fatto un corso intensivo di 2 settimane e mi hanno rilasciato una certificazione professionale e mi hanno anche attivato un tutoraggio nella fase iniziale. Quindi sono abbastanza consapevole del fatto che comunque la mia figura adesso pian piano andrà sempre più a perfezionarsi. Certo. Perché essendo anche, avendo appunto fatto l'adesione con questa organizzazione, ho la possibilità sia di confrontarmi con gli altri procuratori d'aiuto, sia ho la possibilità di usufruire dei vari corsi di approfondimento e aggiornamento che Professione in Famiglia farà in questo periodo.
Vogliamo ricordare, Professione in Famiglia cos'è? Un sindacato, un'associazione? Eh sì, è un'associazione che rappresenta più di 70.000 famiglie in tutta Italia e circa 250 imprese che erogano servizi di assistenza. È ormai è attiva in Italia da più di 10 anni e in questi giorni mi hanno comunicato che chiederanno al MISE l'approvazione della figura del procuratore d'aiuto, sì. Così appunto da poter definire bene anche un codice etico di questa figura fondamentalmente. Sì, diciamo che è una figura, a nostro modesto parere, estremamente importante, perché riesce magari a colmare dei vuoti che c'erano proprio dal punto di vista del collegamento tra la famiglia, chiamiamolo il mondo reale, perché come lei giustamente ha sottolineato, tante volte si è così disorientati che non ci si sa a chi rivolgere, non si sa con chi parlare. Diciamo, com'è il meccanismo per cui lei entra in contatto con le famiglie? Non sappiamo se allora, la domanda è chiara. Diciamo che la famiglia si attiva appunto, chiede il mio servizio, per capire qual è la situazione ideale da gestire il proprio caro. Questo significa che noi, il procuratore d'aiuto, va a studiare la condizione dell'assistito, la rete familiare, il contesto sociale, sanitario, e va ad elaborare un piano assistenziale individuale con individuazione dei servizi assistenziali migliori e più economici. Cosa significa questo? Significa che il procuratore d'aiuto va, oltre ad elaborare appunto questo piano assistenziale, può dare consulenza alla famiglia per aiutare nel miglior modo possibile l'inserimento di un operatore assistenziale, può aiutare le famiglie e i familiari che abitano distanti nella gestione di quelle incombenze integrative all'assistenza. Può ricevere anche una procura d'aiuto in caso di un inserimento in una struttura residenziale per anziani e verificare la corretta procedura del contratto di ospitalità e le leggi regionali. Quindi può fare molto il procuratore d'aiuto, soprattutto se inserito in una rete socio-assistenziale. No, ma procuratore e anche consulente, insomma, diciamo che si presterebbe a diverse denominazioni. Per cui, da quello che ci è parso di capire, voi siete anche in qualche modo correlati, coordinati con i servizi sociali del territorio, cioè con le segnalazioni anche vi arrivano. Certo, l'ideale è quello proprio di integrarsi sempre di più nella rete sanitaria. La figura è una figura nuova, quindi che deve essere conosciuta, questo significa anche che proprio alcune realtà devono essere consapevoli di questa nuova figura, ma non lo sanno, quindi pian piano è anche questo il ruolo di farci conoscere con il tempo nel territorio per poter dopo andare anche a gestire le varie problematiche che si presentano. Alle volte le trasmissioni televisive servono altre. Speriamo. Anche, oltre che per far gridare e discutere le persone, speriamo insomma, possano anche per chi ci ascolta avere insomma, un'occasione per conoscere una situazione come quella che lei ci sta descrivendo. Senta, inevitabilmente la domanda è, in questo periodo, ovviamente in questo anno terribile che abbiamo trascorso, non si sa ancora quanto dovremo trascorrere, immaginiamo che il vostro lavoro diventi tanto più significativo per situazioni di estrema difficoltà. No, insomma, pensiamo alle cosiddette categorie fragili, che sono il vostro target, certo. Dove gli anziani, ma non solo gli anziani, anche persone non necessariamente anziane, ma che diciamo, di fronte a quello che purtroppo vedono e sentono anche alla televisione, la loro reazione è quella magari di persone appunto fragili che si sentono diciamo sprovvedute di fronte a tutto quello che succede, addirittura ci sono persone che si barricano in casa perché a sentire anche l'informazione. Beh, del resto, come dare torto? Cioè, come viene digerita una notizia dall'utente? Cioè, se sente che fuori c'è questo
nemico invisibile che ci aspetta, allora uno si chiude in casa, ma comunque a parte gli scherzi, immaginiamo che in quest'anno il lavoro sia stato piuttosto duro. Sì, diciamo che ci sono state due correnti di azione diverse. Chi era in una struttura e quindi i familiari hanno preferito riportare a casa il proprio caro, perché proprio anche la condizione, ne parlavo anche con gli assistenti sociali delle varie case residenziali, il fatto che comunque viene indicato al familiare nel momento in cui c'è un inserimento del proprio caro che non potrà vederlo per molto molto tempo è devastante. Infatti molte famiglie hanno deciso di riprendersi il proprio caro e valutare una soluzione diversa, come un assistente familiare in convivenza, oppure alcune persone proprio hanno deciso di assistere personalmente il proprio familiare. D'altra parte l'ingresso nelle strutture è diventato ancora più difficile, perché comunque la persona che entra in una struttura residenziale deve comunque sapere che per 14 giorni c'è un isolamento da tutto e da tutti, dopodiché c'è un parziale inserimento nella struttura e di lì comunque la possibilità di vedere i propri familiari diventa quasi impossibile, ci sono o tramite telefono oppure in determinate stanze per le strutture che hanno a disposizione appunto questa possibilità di fare appunto gli incontri in determinati punti protetti. Non tutte le strutture se lo possono permettere. Lei poi, tra l'altro, se non andiamo errati, è di Castelfranco, sì, no? Sì, di Castelfranco. E proprio a Castelfranco è nata, ci sembra, questa iniziativa della stanza degli abbracci. Infatti. È stata molto bella, sì. Anche lì, cioè, è una soluzione intermedia temporanea, perché appunto ci sono tante famiglie che preferiscono o riportare i loro cari a casa, perché insomma anche questo abbraccio è particolarissimo. Certo, il fatto di rivederlo, ma secondo noi è un aiuto in più per la persona assistita, perché comunque il contesto familiare è molto importante per l'assistito, è uno dei punti dove appunto il procuratore d'aiuto si sofferma di più, perché solamente sapere le persone che orbitano attorno alla persona da assistere, che possono essere familiari o comunque conoscenti o amici, è di fondamentale importanza, c'è un tessuto che non dobbiamo assolutamente togliergli, se è possibile, naturalmente. Certo, no, indubbiamente, solo che nello stesso tempo diventa anche difficile il lavoro per voi in presenza, cioè nel senso, voi bene o male le famiglie le dovete contattare, vi dovete relazionare. Come lo fate tante volte? Cioè vi è capitato di lavorare in videoconferenza o diciamo il momento ideale sarebbe quello di essere come siamo lei ed io in questo momento? Allora diciamo che il contatto magari in videoconferenza è sempre un relativo, po' informale, quindi noi cerchiamo di solito fare più momenti di naturalmente sempre in sicurezza, prima naturalmente facciamo un'intervista con i familiari, capiamo il tipo di assistenza che loro richiedono e dopodiché andiamo a visionare direttamente la casa, se c'è la possibilità, se c'è l'assistito in casa, andiamo a conoscere anche lui, andiamo a vedere tutto il contesto proprio relazionale, chi è il medico, che patologia ha la persona, chi sono gli amici, quali sono il suo quotidiano, che cosa fa, in maniera tale da elaborare questo piano di assistenziale che può essere d'aiuto sia a un assistente sociale di una struttura, perché conosce e sa quali sono le patologie della persona, chi sono i familiari, che contatti, che rapporti ha con i familiari stessi, oppure anche un assistente in convivenza, sa chi viene a trovarlo, quindi sa anche a chi aprire oppure no, certo. Conosce la distanza della farmacia di fiducia, conosce chi è il medico, dove abita, dove ha lo studio, quindi hanno tutte quelle informazioni che danno la possibilità poi alla famiglia, tramite questo piano di assistenziale individuale, di valutare la scelta migliore o la scelta che per loro sembra quella migliore. Sì, migliore. Senta, parliamo di
persone anziane, ma non ci sono solo persone anziane. Assolutamente no. Purtroppo nella categoria fragili, cioè parliamo anche di persone, al giorno d'oggi come si qualifica la media età, la terza età? Perché al giorno d'oggi anche un uomo sulla settantina non è considerato una persona anziana. Per cui ecco, le chiedo se al di sotto della settantina comunque ci sono soggetti che voi sì, non state trattando, un brutto termine, insomma, con cui avete avuto a che fare. Collaboriamo. No. Allora, noi comunque, al di là delle persone che non sono autosufficienti, noi comunque aiutiamo anche quelle famiglie che gestiscono o persone non autosufficienti o che comunque hanno necessità di organizzare anche la gestione della casa, perché magari non hanno più la possibilità di farlo. Certo. E un'altra fetta che noi comunque gestiamo, anche se che è il 10% della popolazione, sono anche quei genitori, entrambi lavoratori, che devono programmare la gestione dei figli, quindi che non è un grosso problema in questo momento, fondamentalmente sì, alcuni sono a casa, ma altri che prima avevano l'appoggio dei nonni attualmente non possono più usufruire, e quindi c'è una grande percentuale che si è alzata per appunto questa problematica, quindi andare a programmare la gestione dove lasciare i figli, a chi poterli, a chi si possono rivolgere, quindi diamo anche questo aiuto. Ci sono varie soluzioni, da dalla famosa babysitter alla gestione magari di una colf direttamente assunta dalla famiglia. Certo. Quindi lì ci sono le varie soluzioni che andiamo naturalmente a spiegare alle famiglie. Certo che quest'anno di emergenza sanitaria, con il prosieguo che ne verrà, cioè, ha messo in evidenza talmente tanti disagi. Vabbè, adesso ogni giorno si legge questa situazione, fa venire la depressione, ma indubbiamente anche questa generazione di ragazzi, di studenti, privata delle figure dei nonni, proprio fisicamente, privata della socialità nelle scuole per non poter frequentare. Cioè, qui si rischia veramente di avere una generazione, poveretti, di giovani frustrati, di giovani repressi, di giovani che possono presentare problematiche, poi che magari vi trovate ad affrontare anche voi. Mi auguro di no, però sicuramente questo lungo anno rimarrà appunto impresso, soprattutto negli adolescenti, avranno comunque delle, purtroppo mi dispiace perché non è giusto, no, che anche loro devono seguire queste conseguenze. Speriamo che i danni siano i più lievi possibili. Ecco, vediamo. Ma guardi, adesso aprendo e chiudendo una parentesi, c'è stato un medico, secondo noi, molto equilibrato. Ha detto: i ragazzi facciamoli andare a scuola, se ci sono i casi noi li isoliamo, se c'è da isolare un'intera classe, vabbè, la facciamo stare a casa, ma non condizioniamo per quella che potrebbe essere l'eventualità di uno o qualche caso tutta la realtà scolastica. No, perché cioè, già hanno avuto quest'anno in cui, vabbè, insomma, i ragazzi poveretti, non usiamo la terribile espressione, sono usciti un po' di senno, ma perlomeno sono stati messi a dura prova, ma perché noi stessi, insomma, adulti, grandi, nelle nostre quotidianità abbiamo dovuto cambiare qualcosa. Sì. Loro hanno dovuto cambiare più di qualcosa. Diciamo che noi ne abbiamo risentito, ma loro sicuramente di più, perché sono proprio stati intrappolati in una situazione che purtroppo sembra che sarà lunga ancora per un po' di tempo, quindi gli stiamo un po' tarpando le ali, vediamolo un po' così. Certo. Senta, lei ha detto... ha fatto riferimento al MISE, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, sì, ma come referente voi non dovreste avere anche il Ministero, e non so che Ministero sia, esiste un Ministero dei Servizi Sociali in Italia? Al welfare, ecco, forse. Sì, io so che comunque Professione in Famiglia è un'organizzazione molto attenta a tutte le problematiche che possono essere in relazione proprio alle riconoscimenti delle varie figure lavorative. Giusto. Anzi, sempre in prima linea a combattere contro il lavoro irregolare, di conseguenza anche i professionisti che sta formando vuole che appunto siano riconosciuti proprio a livello professionale per poter anche aiutare, anche per garantire anche ai consumatori che utilizzeranno poi questa professionalità di avere di fronte una sicurezza anche a livello etico.
No, perché diciamolo sinceramente, insomma, fuori di dubbio, che Anna Berno come procuratrice d'aiuto deve essere anche una che ci sa fare con le carte, perché a proposito di tutto quello che succede in Italia è sempre comunque ricondotto alla burocrazia, per cui anche una famiglia tante volte si mette le mani nei capelli perché dice da che parte prendiamo per avere i documenti a posto, i documenti in regola, le carte che servono. A quello servite anche voi, no? Sì, diciamo che aiutiamo a trovare la giusta via alle famiglie. Sempre parlando di percentuale, ad esempio, che appunto si parla anche proprio di burocrazia, l'1,3% della popolazione è rappresentata da quelle persone che necessitano di un'amministrazione di sostegno. E quindi noi alle famiglie proprio diamo anche la possibilità, più che altro andiamo a spiegare, certo, anche i parametri che sono alla base di questa condizione, esatto, per evitare anche di scialacquare patrimoni. Esattamente, no, no. Oppure o anche una organizzazione corretta per la gestione di questi vincoli previsti. Quindi diciamo che è un grande impegno, però si può trovare nel procuratore d'aiuto una buona fonte di consulenza, certo, anche da questo punto di vista. Infatti noi collaboriamo anche con gli amministratori di sostegno e anche con i servizi sociali, quindi cerchiamo di avere un'assistenza a 360 gradi in base alle esigenze della famiglia o proprio li invitiamo ad andare direttamente dal professionista, come, giusto, in caso magari dell'assistente sociale, oppure andiamo a verificare le varie problematiche e andiamo naturalmente ad individuare la soluzione giusta e indicare anche i soggetti che possono intervenire. Sì. Quindi questi soggetti possono essere le strutture residenziali, possono essere anche le agenzie che erano servizi di assistenza domiciliare. Certo. E quindi andando a individuare i vari soggetti, alla famiglia andiamo anche a indicare i costi e anche comparandoli ai servizi che queste varie realtà offrono, in maniera tale che la famiglia poi possa decidere in maniera autonoma a chi rivolgersi e in quale modalità. Sì. Vabbè, questo crediamo sia fondamentale. Volevamo anche chiederle questo, lei non è che sia precipitata improvvisamente in questo contesto, lei ha già maturato un'esperienza anche in ambito cooperativo. Sì, allora ormai sono 5 anni che gestisco la cooperativa, una partita Castel Franco Veneto al posto tua cooperativa, e come dicevo è una cooperativa che offre assistenza familiare, assistenza domiciliare e ospedaliera alle famiglie. Bello che si chiama al posto tuo. Al posto, no, tuo. È un'espressione che forse al giorno d'oggi è caduta un po' in disuso, perché al posto tuo, cioè tante volte al posto tuo si dice cosa faresti? No, no, beh, direi che è efficacissima, per cui insomma anche questa esperienza, sì, l'ha aiutata a entrare. Sicuramente, ecco, è stato uno dei motivi per cui sono stata selezionata da Professione in Famiglia, perché comunque ho esperienza appunto nella gestione amministrativa e gestionale appunto anche degli, certo, operatori, e anche ho lavorato in precedenza per un'assicurazione che forniva assistenza assicurativa, certo, quindi importante anche quello. Diciamo che sono entrata pian piano in questo mondo e ancora ci sto lavorando. Beh certo, non si finisce mai di imparare, giustamente, per cui lei ha tutta l'area di Treviso, tutta la provincia di Treviso. Al momento sì, per, caspita, quanto riguarda... Come non è poco, no. Al momento, insomma. No, perché ci sono tante realtà. Ecco, lei è capitato adesso, nella sua esperienza, di trovare situazioni di estremo disagio che, non dico l'hanno stupita, ma le hanno fatto prendere coscienza di realtà che forse noi non immaginiamo neppure, cioè un mondo nascosto di persone... Poverette che magari appunto sono fuori dal mondo, nel vero senso della parola, che hanno effettivo bisogno di aiuto, ma proprio anche vedere soltanto un sorriso. Diciamo che questo lavoro mi ha fatto scoprire una parte molto umana di me, perché oltre all'assistito stesso, delle volte mi spiazza molto di più il familiare che si trova magari in condizioni che solamente... doversi un attimo sfogare, avere un attimo, sapere che magari chiamandomi, non è che sia un loro amico, quello sicuramente, però una parola di conforto sanno che c'è, o anche solamente andargli a gestire la problematica che hanno in quel momento, per loro è sicuramente un grande aiuto, che per noi può essere
Ci sono persone magari che non possono abbandonare una persona per 2 ore, per solo 2 ore, perché devono che, no, quindi anche solamente fare la spesa, sì, gestire le proprie le proprie quotidianità, devono comunque essere tutte incasellate in maniera tale da sapere che hanno la sicurezza che il loro assistito sta bene. E quindi diciamo che al di là dell'assistito stesso, che delle volte sono persone disarmanti, sembrano di avere veramente a che fare con le persone, sono persone inoffensive, che l'unica cosa a cui si pensa in quel momento è di tutelarle, di proteggerle, e come proteggere anche i familiari. Sì, sì. Quindi, perché poi è un dramma che riguarda tutto l'ambito, il contesto, sì, insomma. Questo tessuto sociale è, diciamo che dal mio punto di vista è poco protetto, ma non perché non ci sono presenti le istituzioni, è che purtroppo non sono tanto supportate per poter far di più, perché ci sono persone professioniste che sono veramente proprio anche nei servizi assistenti sociali, ci sono comunque persone che gestiscono cooperative o comunque agenzie che hanno a cuore anche proprio questa tematica, quindi l'unica cosa è purtroppo essere anche supportati per poter lavorare al meglio. Certo, anche perché questo anno terribile ha allargato la categoria delle persone fragili, pensiamo a coloro che hanno perso il lavoro, magari a quelle persone che, non so, avevano 2, 3, 4 anni per arrivare alla pensione, la loro attività ha smesso, insomma. Cioè c'è una gamma amplissima di soggetti, è brutto chiamarne anche, cioè, di persone, chiamiamole persone, che insomma si sono trovate dall'oggi al domani in una condizione, magari dalla felicità o dalla serenità di avere comunque un lavoro, una situazione critica che purtroppo ormai è da più di un anno che stanno vivendo, quindi questo può creare anche delle tensioni sia a livello familiare che a livello personale stesso. Quindi le chiederei, più uomini o più donne? Cioè, è in grado magari di dire, diciamo, siamo lì? Ma siamo, direi, un 50-50 come assistenza, cioè non è che non c'è un elemento maggiore da una parte o dall'altra, quindi possiamo, anche come età è una cosa abbastanza che va dai 70 anni ai 90. Ai 90, sì. Ai 101, perché ho anche... Ah, anche? Sì, sì, che abbiamo anche assistiti abbastanza longevi, appunto una nostra assistita ha compiuto 101 anni due settimane fa, quindi... Cavolo. Ed è tutta quella categoria adesso interessata dalle vaccinazioni, perché certo, sappiamo che lo hanno esteso anche a persone ben oltre i 90 anni, si arriva vicino ai centenari. Infatti... Guardi, scusi, no, sì? Ricapitolando... Cioè, il tempo è già volato. Ricapito, io sono una persona che ho bisogno di aiuto. Come faccio a contattare una... Io abito a Riese Pio Decimo, okay, tanto per dire, perché lei è originaria, sì, no, di Riese. Ecco, sono di Riese Pio Decimo. Ho una situazione di estrema urgenza in casa. A chi mi rivolgo? Cioè, sono smarrito. Prendo il telefono, cosa faccio? Dove guardo? Beh, allora, basta cercare al posto tuo cooperativa, che al naturalmente tuo, è la sede dove io lavoro, e nel momento in cui io sono sempre reperibile, ho 7 giorni su 7, 24 anni, sì, e nel momento in cui siamo un incontro con la persona che mi chiede comunque o informazioni o consigli, e da lì valutiamo il percorso più adatto, quindi ci può essere una valutazione dell'assistito, della casa, e di conseguenza poi l'elaborazione del piano assistenziale, e che dopodiché la famiglia avrà la possibilità di valutare con tutta la tranquillità che cosa puoi fare. Certo. Secondo lei, e proprio le chiedo una risposta flash, è abbastanza facile lavorare in Veneto, che è già una regione, come dire, strutturata dal punto di vista socio-sanitario?
Sì, noi siamo fortunati perché i servizi sono presenti, e, però purtroppo il periodo non è di migliori, no. E quindi diciamo che c'è una carenza non dovuta alle persone, ma quanto perché questa pandemia ha bloccato molti servizi, sì. e molte anche organizzazioni. Quindi sì, diciamo che questo tipo di lavoro può tranquillamente aiutare a rendere ancora più efficace i servizi che sono presenti nel Veneto. Noi ringraziamo Anna Berno perché è stata veramente molto, molto chiara, ricordiamo procuratrice d'aiuto, le auguriamo buon lavoro anche grazie. Se non sappiamo si usi ancora, comunque buon lavoro anche per la sua esperienza, chi ci ha seguito appunto ha un po' inteso i meccanismi anche per sapere come muoversi per contattare la nostra ospite e soprattutto insomma, speriamo anche che questo stato di cose abbia a migliorare certo. Anche proprio per ripristinare insomma, certe situazioni, perché le RSA non diventino più dei ricettacoli di contagio, ma insomma siano dei luoghi di assistenza per le persone. Spero. Grazie, grazie ancora. A lei, salve, arrivederci. Arrivederci alla nostra ospite, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo per i prossimi appuntamenti con 7 in punto. Buona giornata e arrivederci.